Oggi è la celebrazione della Virgo Fidelis. Sì, oggi commemoriamo la Virgo Fidelis, che è la nostra patrona sin dal 1949. Si ricordano anche i caduti della battaglia di Culquhart e viene anche attraverso la ricorrenza della giornata dell'orfano ricordati appunto coloro che sono rimasti privi dei loro genitori a causa perché hanno perso la vita in servizio. Avete grande attenzione per questi minori, per questi bambini? Oggi tra l'altro si ricorda la giornata dei minori, degli orfani. Sì, l'ARMA ha grande attenzione per loro e attraverso un'organizzazione, l'ONOMAC, assiste gli orfani fino al conseguimento della laurea attraverso dei contributi economici che consentono, borse di studio quindi, che consentono di poter affrontare gli studi, le spese degli studi in maniera più agevole. In questa occasione la confraternita della Madonna di Capocolonna consegnerà un attestato ai carabinieri di Crotone nella sua persona. Sì, consegnerà questo attestato al comando provinciale, quindi attraverso me, lo consegna idealmente a tutti i carabinieri che operano alla provincia quotidianamente e che quotidianamente affrontano difficoltà e adempiono al loro dovere. La confraternita della Madonna di Capocolonna oggi consegnerà, in occasione di questa celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dei carabinieri, un attestato alla compagnia provinciale di Crotone nella figura del colonnello Colella. Sì, certamente. Questa sera daremo un riconoscimento al comando provinciale nella promozione del bene comune, perché come tutori della legalità sono quelli che sostengono sostanzialmente lo sviluppo socio-culturale della nostra città, anche all'insegno della legalità. A marzo abbiamo avuto il primo confratello onorario, che è il professor Ciampani, che ha insegnato non solo all'UMSA di Roma ma anche qui a Crotone, quindi sono figure che cerchiamo di valorizzare. E questo significa che in realtà la confraternita guarda sempre a chi si mette al servizio del cittadino? Certo, ed è un monito anche per noi fare un servizio concreto. Infatti, per quello che ci sarà possibile, a breve inizieremo un'attività per sostenere anche il restauro del monastero di Santa Chiara, secondo quelle che sono le nostre possibilità. E poi attraverso i social network stiamo divulgando con interviste anche la storia mariana per avvicinare le tradizioni ai più giovani.